Presa la misura, segniamo l'orlo col gesso sulla piega, togliamo lo spillo . Andiamo a misurare di quanto è da accorciare. 16,5. Riportiamo la misura sui lati. Uniamo i due punti con la riga. Controllare che l'orlo sia pari. Quindi a occhio, se non è pari, lo addrizziamo un pochino, perché l'originale potrebbe essere storto. Ripassiamo l'orlo sul davanti, segno. E qua abbiamo già il nostro segno avanti e indietro. Per sapere quanta stoffa, quanto rimesso dobbiamo lasciare, misuriamo l'orlo originale, vedete, piegato due volte, quindi lasciamo il doppio, vedete, 1 e 1 mm, quindi diventerebbe 2 e 2, un po' più abbondante, quindi lasciamo 2,5 cm scarsi dal segno. Tiriamo la riga, abbiamo il segno della piega e il segno del taglio. Per segnare l'altra gamba esattamente uguale, si misura da sopra, vedete l'incrocio delle cuciture del fianco, si posiziona al metro, steso, 83. Riportiamo esattamente la misura sull'altra gamba. Procediamo. 16,5. 16,5. Anche qui sarà da addrizzare un attimino. Vedete? Vedete com'è storto, qui sale, quindi io mi abbasso, unisco i punti e ci lascio 2,5 cm scarso. Qui siamo sicuri di aver segnato le due gambe precisamente uguali.